Mafia uccide solo d'estate. Adesso sulla Rai è in programma, di prossima programmazione, la serie televisiva. Questa avventura come si discosta dal film? Nel film il protagonista è il bambino e qui nella serie è tutta la famiglia. Però lo spirito rimane e poi siccome sono sei serate con due puntate a serata, abbiamo molto più tempo per raccontare anche altre cose che nel film purtroppo non sono riuscito a mettere. Mi piace l'idea di una Rai che sperimenta di più. Questa è la fiction, questa qua, la nostra, è veramente... sperimentale? Sì, nel senso che non ci sono... tendenzialmente sono tutti colpevoli, chi più che meno. Non c'è il buono, ecco. Secondo me noi ci dobbiamo fare un esame di coscienza. Cioè, lo dico... cioè, il palermitano medio era colpevole nel momento in cui guardava dall'altra parte e fischiettava mentre succedeva quello che succedeva. Poi di per sé non è un criminale. Io dico, rivediamo quel periodo col sorriso, perché io non potrei fare a meno del sorriso. Però una volta capito i nostri errori, evitiamo di rifarli in futuro. E il fatto che questa cosa passi attraverso la televisione, una serie televisiva della Rai, di Rai 1, per me è rivoluzionario, cioè ai miei occhi, perché la serie televisiva in un certo senso è molto più potente del film, cioè proprio arriva nelle case degli italiani, quindi da autore io sono l'uomo più felice del mondo che sia stata la Rai a produrla, perché proprio, cioè, la Rai è dello Stato italiano.